ciao. 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 Grazie, grazie. Sono molto contenta. Così lontani? Sì. Sono molto contenta di conoscerti. Grazie, grazie per l'invito. È la prima volta che ci incontriamo, quindi sì, avevo voglia di farti un sacco di domande. Benissimo. Allora, cominciamo proprio dagli inizi, perché so che tu hai iniziato molto, molto presto, giovanissimo, sì, giovanissimo a suonare. Cioè, proprio, la chitarra già intorno ai 10 anni così ho cominciato a strimpellare. Poi, piano piano, poi ho preso delle lezioni e poi a 14 anni invece facevo proprio parte di un'orchestra. E a 14 anni tu hai fatto un provino qui in Rai. Ah sì, è vero. Cioè, leggete, sì, cosa dicevano provini, allora di lui, cioè a soli 14 anni, abbiamo la scheda, ha un viso interessante, possiede una musicalità sicura nel genere moderno, sa anche muoversi e si accompagna correttamente alla chitarra, da tenere presente. Non lasciamocelo scappare. Il documento originale di quel provino è questo. Che tenerezza. E sai cosa cantavo lì? Cioè, non è che sono partito, io vengo dal rock and roll, eccetera, no? Lì cantavo Tutti i Frutti. Ma infatti hai la posa da Elvis, è evidente. Esatto. Chi te l'aveva regalata quella chitarra? La mamma. Quando avevo 10 anni. Mi ha messo in mano la chitarra, chissà quante cambiali avrà fatto, e ha detto, tu devi fare qualche cosa. C'è una bella vocina, che io canticchiavo, cioè sentivo la radio, andavo dietro, giusto? Mi ha messo in mano la chitarra, che era più alta di me, e poi, pian pianino, le prime lezioni me le ha date Tullio Romano, che non c'è più, che poi ha fatto parte del trio Marcello Sveial, vi ricordate? Quando calienta il sole, che è la playa, esatto. E il primo provino in Rai, come sei riuscito a farlo? Non lo so chi mi ha iscritto. Forse un parente lontano di mio padre, napoletano di origine. E è stato lui a iscrivermi. E grazie a lui, e grazie soprattutto alla tua mamma, tu hai intrapreso questa carriera seriamente. Mamma è stata, un peso forte, è stata molto importante. Sì. Perché è lei che voleva proprio... Perché tu già, tra l'altro, lavoravi, no? Cioè, tu a 10 anni strimpellavi la chitarra, ma lavoravi davvero. Sì, sì, sì. Io facevo il garzone in salumeria, portavo anche il pane di qua e di là, anche perché io sono quinta elementare, nel senso che nel mio paese c'era solo la quinta elementare. Poi voglio ricordare la mia età, io sono nato il 29 ottobre, fra un po', del 44. Quindi c'era ancora la guerra. E lì le cose erano... Bisognava darsi da fare. Erano pesanti, le cose allora erano pesanti. Beh, ci hai regalato comunque delle canzoni indimenticabili che sono nel nostro cuore, nella nostra memoria. Siamo andati in giro con il microfono, è uscito fuori Siete questo. Siete curiosi voi. Guarda. Io camminerò, tu mi seguirai, angeli abbracciati noi, tu solamente tu, non aver paura, non sarai più sola, io amo a chi sorriderò se non a te. A chi, se tu non sei più qui. Mi manchi e potrei cercare un'altra donna, ma mi ingannerei. Quando mi guardo intorno e sento che mi manchi. Un po' ripetenti, però bravi, cioè ci mettono il cuore. È bellissimo. No, non puoi immaginare, è una gioia quando si sentono queste cose qua, perché la gente vuol dire che ti vuol bene, che ti ha seguito. Certo. Però voglio tornare alla tua mamma, questo legame speciale che avevi con lei, perché noi dobbiamo a lei, alla sua intuizione, anche alla sua voglia di farti seguire la tua strada, con grande caparbietà, lei ci ha messo grande caparbietà,
voglio farti vedere un documento, secondo me non l'hai più visto, è passato molto tempo da allora, in cui tu le dedichi una delle tue hit più famose e più belle della tua carriera. Guarda un po', c'entra il mago Zurlì. Cosa ne succede? A chi, non so, a chi sorridere, non so. Non sa a chi sorridere, non sa. Senta, signora, venga un attimo qua. Le va, sì. Di sorridere a questa signora, sì? Sì. Io questa signora... Ecco, allora, quando non sapete a chi sorridere, per varie ragioni, ecco, sorridete alla mamma. Chi? Tosta questa, eh? Sei uguale a lei. Le hai rubato la faccia, le hai rubato. Ma sì, dicevano che assomigliavo di più al papà, però va bene. Da questo video le somigli molto. 4 sì. milioni di copie sì. con questa canzone. 4 dischi solo in Italia, poi anche nel mondo ha fatto un bel giro. Ma ti hanno aiutato molto a lanciarlo niente meno che Pippo Baudo e Renzo Arbore. Sì, ma qui c'è una piccola storiella, però. Sì, spiegami. Io sono breve, faccio in fretta. Allora, praticamente, la mia casa discografica, abbiamo fatto un album, io e il mio gruppo, e in questo album c'era A Chi e c'era altre canzoni. Una canzone che piaceva particolarmente al figlio del proprietario, Antonio Soldi, ed era Per un momento ho perso te, che era una canzone di Polanca. Sì. Per un momento ho perso te, una roba così. E poi di là andiamo alla televisione e c'era da Pippo Baudo nel 67 o 66 addirittura, tipo novembre, dicembre, e nel nastrino c'erano queste due canzoni. Lui le ascolta Per un momento ho perso te e combinazione dietro c'era, più avanti c'era A Chi. Lui sente A Chi e dice no. Allora ha detto così al discografico, ha detto no, mi dispiace, ma il nastro, la prima parte, si è rovinato un po'. Dobbiamo andare per forza A Chi. Guarda le volte la fortuna da dove parte. Chiamiamola fortuna. Sì, perché il pezzo è bello tutto, però se partiva l'altro non saremmo qui a raccontare questa storia. Ma non c'è solo A Chi, no. Ci sono tantissimi grandi successi poi... di Fausto Leali. Questo è quello di tutti e due, fa piacere vederli, perché questo è stato il primo inizio di Pippo Baudo. E poi subito dopo, quando ho conosciuto in una tournée estiva a Sorrento, Renzo Arbore, no, lui mi conosceva già da prima, no? Avevo già messo in radio alcune mie canzoni, mm-hmm. però questa l'aveva puntata proprio forte. C'era creduto molto, sia lui che i buon compagni trasmettevano tutti bene. I giorni questa canzone, se finché volete, è diventata quella che sappiamo. Se volete cantarla con noi insieme ad altri grandi successi di Fausto Leali, dovete aspettare la pubblicità. Rimanete lì, noi incollati, non ci muoviamo. Allora io me li apro. Fausto Leali! Di sera vorrei una donna e perdermi con lei. Vorrei. Io camminerò.
Grazie, amici, gli altri. Grazie, amici. Che bello. Ti dicevi poco fa che il momento più bello è quando sali sul palco, sì, e c'è l'abbraccio della cantare gente. Cantare dal vivo è la cosa migliore, quello che mi piace di più. Cioè, in pubblico, voglio dire. Cosa ti lascia alla fine di ogni concerto? Mi lascia... Mi dice, tu non stai invecchiando. Continua così perché questo è il tuo lavoro e non puoi farne a meno. Basta. Allora, Fausto, noi proviamo a cantare le tue canzoni, ma tu prendi delle note altissime, con questo graffio nella voce che hai. Intanto ti volevo sapere da te come ti è venuta questa voce qua. Diciamo che mi piaceva tanto la musica nera, black, rhythm and blues, no? Quindi di conseguenza, a furia di cercare di entrare in quel mondo, con qualche sigaretta, con l'aiuto di qualche sigaretta, vabbè, ci è voluto parecchio tempo però. Cioè hai lavorato tanto. Ci è voluto parecchio tempo, sì. E prendere quelle note là con questa voce qua è difficilissimo. Allora noi abbiamo scomodato un vocal coach per farci insegnare qualcosina. Dopodiché dovete provarci anche voi, seguendo le indicazioni del nostro vocal coach, che è Davide Papasidero. Sei un cantante? Ciao Francesca, grazie dell'invito, è sempre un grandissimo piacere essere tuo ospite, ma grazie soprattutto perché oggi mi farai conoscere il primo vero grande soulman italiano nella storia della musica. Parliamo di Fausto Leali. Sarà un vero piacere farvi studiare Fausto Leali, perché con quel ruggito, quel graffiato che viene dall'anima, appunto dal soul, ha rivoluzionato la musica italiana e lo stile musicale che poi ne è venuto dopo. Proprio per questi motivi ho deciso di farvi studiare Io Amo, dove si sente il ruggito massimo del nostro Fausto. Lavoriamo di belting per avvicinarci il più possibile alla voce impossibile di Fausto. La 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 la. Tutti insieme, pure in studio. Quindi Francesca e tutto il pubblico in studio, rilassiamo le spalle, il collo, se no non raggiungeremo mai quelle note altissime. Partiamo con quel bel noi fra queste mura. E poi aggiungiamo un po' di sorriso, perché ci fa aprire bene il suono, per affrontare il bel io amo. E noi amiamo Fausto Leali. Ciao Francesca, ciao Fausto. Ciao. Palle. Palle, rialzate. No. No, sarebbe così, allora facciamo così. Tu, solamente tu, Trifor. Non avere paura. No, sarai più sola. Io amo. Coro ci voleva. Bravi, bravi, bravi. Permetti, Concetta, grazie. La mia fonte di vita è lei. Mentre Fausto beve un goccio d'acqua, noi ci ascoltiamo invece un'altra canzone, simbolo della sua carriera, dove la sua voce si impasta perfettamente con quella molto diversa di Anna Oxa. Era il 1989. Ti lascerò ridere,
È stato proprio un bel momento e un bel periodo. Abbiamo trascorso un bel periodo insieme, eravamo molto amici. E quando io avevo già fatto 87, io amo, 88 mi manchi, ed ero molto contento, dopo tanti anni che non, dopo 13 anni che non andavo al Festival di Sanremo. Pensa. Era già una cosa già bella, tosta, certo. Fortunata. Non scherziamo con la fortuna, ho detto, no, non vado al prossimo festival. Però mi ha detto così, no, però lo vai a fare con Anna Oxa. Vabbè, allora è un altro discorso. Poi e vi siete subito trovati. Cioè, avevamo il pezzo pronto, sì, perché gli autori, Franco Fasano e Berlincioni, sono gli autori di questa e di altre canzoni mie. E abbiamo messo insieme questo pezzo. Si capisce qua. Che c'era grande complicità fra voi. Sì, assolutamente. Eravate molto amici. Molto, molto. Ma perché un sodalizio così vincente è durato così poco? Forse perché le cose belle durano poco? Non so, è venuta bene la battuta? No. Non ho sentito... No, perché il pubblico forse voleva che durasse un po' di più. No, è vero, come no? Poi noi, devo dire una cosa, che dopo 20 anni siamo andati, che ci ha invitato, come si intitola? I migliori anni, sì. I migliori anni, no? Da Carlo. Sì. E ci ha riuniti dopo 20 anni e abbiamo cantato insieme Ti lascerò. Vi sentite ancora con Anna? Ogni tanto ci sentiamo, sì. Tra l'altro lei è stata la madrina di tuo figlio? Lei è stata la madrina di mio figlio Francesco. Quindi voglio dire, eravate proprio di casa. Ma, sì, si viveva molto insieme perché lei è venuta a vedere dove abitavo io, gli è piaciuto e ha preso una casa lì vicino. Un mio amico l'ha aiutato a trovare una bella villa lì ed è stata per parecchi anni lì. Quindi la domenica quando non si lavorava si andava o da lei o da me a mangiare. Un'altra grande voce, la voce per eccellenza italiana, la grande Mina. Tu hai avuto la possibilità di duettare anche con lei, avete reinterpretato una canzone di grande successo che si intitola A chi mi dice, voglio farvela ascoltare. Purtroppo lì non ci sono immagini originali, avremmo tanto desiderato. No, Abbiamo fatto noi un collage di immagini con il tuo primo piano e immagini della grande Mila, Mina, A chi mi dice. Grazie Mina. Com'è nata questa cosa, questa collaborazione? Allora, lei ha sempre avuto una simpatia per la mia voce, eccetera. Nel 1986 c'era una trasmissione televisiva molto importante e la canzone che lei mi ha chiamato dicendomi ho un pezzo che voglio cantare con te, che vorrei cantare con te. E, se vuoi te lo mando, te lo ascolti. No, è bello, vengo. Va bene, voglio dire, è chiaro, una battuta. Certo. Sono andato a Lugano e abbiamo sentito, poi ha fatto l'arrangiamento suo figlio Max e abbiamo inciso, però abbiamo inciso insieme, cioè non uno qui e uno là, come capita spesso. Abbiamo cantato insieme nello studio suo di Lugano. E questo era Via di qua, che è stata una sigla televisiva di... i 30 anni della nostra storia, che presentava Fraiese, che era legata alla Lotteria Italia. Quindi per tutto il periodo quella canzone lì. E poi dopo, lei è stata anche molto, molto carina, perché quello è stato l'ultimo anno, diciamo, della mia un po' crisi, l'86. Perché poi nell'87 è uscito Io amo. Sei esploso di nuovo. Però io sono sempre grato a lei. Poi io quando l'ho chiamata nel 2016... che ho fatto appunto questo disco di duetti, ho chiamato e mi ha detto di duetti non ne faccio più, però vabbè con te lo faccio volentieri. E io vi dico andatevela a ripescare, perché è veramente una reinterpretazione di un brano già molto famoso, ma forse è più bella questa versione, è veramente pazzesca questa versione, vengono i brividi ogni volta che la ascolto. Grazie.
Se tu dovessi avere Mina qui dentro la ruota, che cosa le diresti? Intanto svengo prima, poi vediamo. Poi se c'è un dottore bravo, bene. Tu vai sempre così d'accordo con le colleghe e con i colleghi? Perché mi hai detto delle bellissime parole su Anna Oxa. Sì. Vabbè, è chiaramente anche meraviglioso. Io posso citare che abbiamo fatto un album e Mina mi ha chiesto chi sono gli altri. Ma gli ho detto sono Baglioni, De Gregori, Tony Adling, Alex Britti, li dico tutti naturalmente, Enrico Ruggeri, Umberto Tozzi, Renzo Arbore, sento che me ne mancano un paio, Massimo Ranieri, Clementino, ho detto 9? 9. Sono 10. E 10 con Mina. Esatto. 10 con Mina. Mina. Quella l'ho già ascoltata. Meno male che me l'hai detto. Perché se no andavo nel pallone. Oddio, mi manca il decimo. L'avevi appena nominata. Insomma, ma ora o mai più ti abbiamo visto invece in una veste un po' più aggressiva. Tu sei molto... Ti devi fare il giudice. È brutto fare il giudice. Sei uno che nella vita alza il ditino? No. Vuoi avere ragione? Sono un tenerone, però in quelle occasioni chiaramente devi esprimere quello che ti dà... Che le sensazioni che ti dà quel momento. E tu hai espresso queste sensazioni. Speriamo che... Oddio. Questa opportunità che ho di poter essere io a comandare mi sembra un po' troppo maestrina. Canino, mi sei piaciuto molto. Non pensavo che tu potessi cantare così. Devo stare attento con Marcella, sennò mi graffia. Si può dare di meno. Non solo l'hai penalizzato, l'hai voluto massacrare. Già in partenza mi ha detto: guarda che io sono una cantante rock, come se io fossi un cantante di liscio. Quando tu hai detto tante cose, vabbè, belle, brutte, non sto lì a giudicare adesso, però una cosa te la devo ricordare. Ma chi sono sti 8 coach? Qui ci sono milioni e milioni di dischi venduti. Allora, mi fate parlare. 40 anni di carriera senza interruzioni, quindi vedi che hai sbagliato a parlare. Vabbè, mi dispiace, poverino Barantonella, ma me le aveva tirate fuori. Cos'è che ti fa arrabbiare nella vita? Dov'è che perdi le staffe? Aspetta. La maleducazione innanzitutto, cioè quando si rivolgono a me in maniera non educata, rispondo uguale. Cioè non sono proprio così carino. Sono carino con chi è carino, se no se lo merita. Così è facile però, eh? Così è facile. Sono carino con chi è carino, è facile. È il difficile. Ho scelto la via più semplice. E va bene, no, a parte gli scherzi, voglio dire, il comportamento in genere così ci tengo molto. Perché io credo di comportarmi bene, poi a parte questa cosa qui naturalmente che fa parte della parte che tu fai è coach. In commedia, sei un ruolo di commedia. Poi se lei dice chi sono questi 8 coach, non mi piace questa cosa. E quindi gli hai ricordato i milioni di dischi che avete venduto tutti insieme, certo. L'ho capito. Perché a un certo punto la tua carriera ha vissuto una flessione, no? Perché qui noi raccontiamo i giri di ruota della vita, quando va bene, quando va meno bene, ma soprattutto per capire quando poi torna a girare la ruota, che cosa è successo, qual è stata la scintilla che fatta muovere ancora. Sì, ci sono, perché ci sono dei momenti, c'è stato per esempio gli anni 70, però non mi posso neanche lamentare tanto, perché negli anni 70, io nel 75 ho fatto una versione di Viera, una classica canzone napoletana fatta alla mia maniera, che proprio tutti i napoletani hanno amato tantissimo, no? E nel 76 ho fatto un Io camminerò. Sì. Poi dopo si sparisce. Ma tu hai mai sentito il bisogno di allontanarti un po' dalle scene? No, cioè ho sentito il pericolo di un allontanamento non volontario. Ok. Perché quando c'è stato l'esplosione del cantautorato, allora sono esplosi loro e noi... Bisognava reinventarsi. Era un po' difficile la cosa. Certo. Ti sei dato molto... aspettare parecchio. Però anche lì ogni tanto capita la ciliegina. 1980 mi chiama la Rai e la figlia
di Totò, perché volevano che cantassi io Mala Femmina. E fu anche quella una sigla che riportò così. Dopo gli anni 80 fino all'86. Wow! Allora, visto che poi a un certo punto ti sei dato molto alla televisione, ti abbiamo visto a Tale Quale, sì, Ballando con le Stelle, sì, al Cantante Mascherato, voglio giocare con te, sì, nella versione showman. Tu davanti hai un LED wall, rimarrà spento, perché sul LED wall invece che alle tue spalle andrà un video. Tu dovrai riconoscere la voce di chi sta cantando, dirmi se è l'originale o se è una reinterpretazione, un'imitazione. Vai Elisabetta con il primo filmato. Il gioco si chiama È lui o non è lui? Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai. L'uomo di una strada che è la stessa che tu fai. E mi trucco perché la vita mia, la vita, non mi riconosca e vada via. Questo è Giorgio. È Giorgio Panariello questo. È Panariello? Vediamo se è Panariello o se è Renato Zero e non l'hai riconosciuto. Vediamo. Che Panariello, c'è l'uomo e tu lo sai. Una strada che è la stessa che tu fai. Possiamo andare avanti. Seconda prova. Mi raccomando, video alle mie spalle spento, video alle spalle di Fausto invece con il nuovo filmato. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. Dunque, se non è Patti, questa è fatta veramente molto molto bene. Però secondo me è Patti. Vediamo. So fare il mio mestiere. Sono fortunato. Altro filmato, velocemente. Andiamo avanti. Questo è difficile. La domenica andando alla messa, penso al sabato che fui bocciata, mentre lei chiede di me più patata, mai nessuno la caccia di lira e TV, Rai TV. Beh, di sicuro rischio, ma di sicuro non è lei. Non è la Cinquetti. E chi potrebbe essere? E chi potrebbe essere? Non mi viene il nome, ma una che tra l'altro sono... abbiamo già lavorato insieme parecchio anche. Comunque non è Gigliola Cinquetti, dici? Non è Gigliola Cinquetti. Vediamo se hai ragione. La domenica andando è Loretta Goggi, Loretta Goggi. Avete ragione, è uguale. Esatto. Ancora uno. Vai col filmato. Mi sono innamorata di te e adesso non so neppure io cosa fare. Di giorno mi pento di averti incontrato. Beh, gioco sulle parole, anche questa, se non è Ornella, è fatta veramente molto bene. Potrei... Andiamo per Ornella. Vediamo se Ornella è la grande, Ornella Vanoni. Ti amiamo moltissimo e l'abbracciamo molto forte. Ancora un filmato, vediamo se riuscirai a indovinare.